Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, quello che vedete è la confezione, la waterproof bag for iPad, abbiamo riempito un secchio d'acqua, vediamo quindi come si comporta questa soluzione. All'interno ci potete mettere il vostro tablet, i vostri smartphone, tre smartphone ci stanno senza particolare difficoltà, il tutto è stato appunto inserito in acqua dopo averlo testato inserendo della carta all'interno della confezione, facendo quindi un breve test per verificare la tenuta di base appunto all'ingresso dell'acqua. Fate anche voi questa prova, perché nelle migliaia di esemplari che vengono prodotti quello fallato può sempre capitare. Fare questa prova vi porta via poco tempo, se non la fate e il prodotto è fallato, rischiate appunto di giocarvi il vostro tablet da 500-600 euro, magari i vostri telefonini, che insomma già un paio di smartphone, magari il vostro e quello della tipa, 700-800, 1000 euro tra due telefonini vengono fuori, quindi insomma prestate un attimino attenzione, verificate la bontà del vostro esemplare, il nostro tiene, altrimenti non saremmo qui a fare la prova. Abbiamo già fatto una prova simile con una soluzione waterproof per smartphone e un marsupio, sempre di Anycast Solutions, le trovate già online queste demo. Anche in quel caso facemmo la prova, quindi vi ricordo la semplice immersione di un foglio di carta all'interno di questa confezione chiusa, ovviamente, e al termine potete andare con facilità all'utilizzo, per esempio, con le cuffiette che sono incluse all'interno di questa soluzione, poiché trovate all'interno del packaging di vendita questo paio di cuffiette che potete andare a utilizzare, per esempio bordo piscina, li mettete lì e ascoltate la musica che avete contenuto all'interno del vostro tablet o del vostro smartphone. In questo caso abbiamo un connettore 3.5 mm, il tradizionale jack audio, quindi può essere utilizzato con qualunque sistema voi andate a piazzare all'interno di questa sacchetta. E il tutto vi permette di utilizzare il vostro dispositivo elettronico senza particolari patemi d'animo, appunto, vicino all'acqua. Procediamo quindi al test pratico di questa sacca. Andiamo quindi a tenere immerso . Potete apprezzare, si legge il numero riservato, ma suona e vibra. Ovviamente potete poi estendere la prova un po' a quello che vi garba, insomma non ci sono particolari problemi. Adesso per esempio facciamo una demo con il Motorola che vedete sempre all'interno della sacca. Come vedete quindi il tutto funge, vibra, suona, ovviamente sott'acqua viene molto attutito. Come vedete quindi questa soluzione funziona in maniera egregia, rifacciamo comunque un'altra prova. Come potete apprezzare, quindi non ci sono particolari ostacoli, nello specifico abbiamo inserito un paio di telefoni, altrettanto è ovvio che sia comunque possibile poi andare a inserire anche un terzo telefono, insomma ci sta come menzione. Il tutto ovviamente come demo noi l'abbiamo realizzata all'interno di questo secchio pieno d'acqua per riuscire poi a centrare anche il tutto all'interno dell'inquadratura e riuscire poi a posizionare il tutto in favore di camera. È altrettanto ovvio sia possibile comunque, se non avete il secchio magari per la vernice, vi trovate una bacinella sufficientemente capiente e procedete tranquillamente al test mediante bacinella, lo immergete nel lavello, insomma non ci sono particolari problemi. Prestate sempre attenzione quando poi estraete il tutto ad andare ad asciugarlo con cura e dovizia, in modo tale da non avere gocce d'acqua o comunque insomma perdite d'acqua che si sono magari accumulate
sul packaging e vanno a rovinare appunto la tenuta, proprio perché alla fine vanno a bagnarvi il telefono. Vediamo di spostare il secchio con la litrata d'acqua al suo interno senza allagare eccessivamente l'area che viene ripresa. Siate ovviamente cauti, perché appunto acqua ed elettricità di base non vanno propriamente d'accordo. Al termine quindi potete procedere all'apertura della confezione. Avete tre linee di tenuta, poiché ve le abbiamo già fatte vedere nella galleria fotografica che vi invito ad andare a vedere. Queste linee di tenuta vi permettono in pratica di avere tre barriere di protezione alla penetrazione appunto dell'acqua. Siate accorti, controllate di averle chiuse bene tutte e tre, perché se no addio telefoni, che non è bello. Vediamo quindi di farvi comparire la vostra confezione. Si diceva, per quanto riguarda ovviamente la gestione di telefoni e altri dispositivi elettronici ci piazzate all'interno, vi ricordo il supporto all'ascolto audio. Come vedete, noi abbiamo appunto il nostro cordless in questione, è un Gigaset SL910, ve l'abbiamo già recensito. Ovviamente vediamo se l'abbiamo asciugato, ma direi di sì. Abbiamo anche il nostro sistema Motorola. Andiamo quindi a fare la demo che abbiamo fatto sott'acqua, a ripeterla en plein air. Come vedete, quindi il tutto continua a funzionare senza particolari problemi. E ovvio, comunque, il consiglio insomma di prestare quel pelo di attenzione necessaria al fine di evitare danni non desiderati. La demo in questo caso termina così. Questa sacchetta impermeabile vi permette in pratica la protezione di un tablet o di più smartphone che piazzate all'interno della confezione stessa. Mi raccomando, prestate attenzione. È ovvio che secondo noi è comunque una soluzione interessante per tutti quelli che per esempio amano la piscina, il mare, il fiume, il lago, quindi sport bagnati. È ovvio comunque che il fatto di poter portare il tutto a tracolla non implica la necessità per forza di immergerlo come abbiamo fatto noi, come abbiamo fatto con altri prodotti Anycast Solutions, sempre perfettamente attenuta come in questo caso, ma potete semplicemente utilizzare il tutto per piazzare all'interno i vostri device elettronici e andarvi a fare la passeggiata sulla battigia e diciamo non avere il problema per esempio di rischiare un eventuale contatto non desiderato del vostro device elettronico con la sabbia. Insomma, questo era semplicemente per darvi una panoramica ancora più ampia. La demo in questo caso termina così, insomma in questo caso la recensione è molto semplice, o funziona o non funziona, tutto, quindi insomma non c'è molto altro da aggiungervi. Se avete comunque dubbi, domande, curiosità, come sempre siamo a vostra disposizione. Ora vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci su formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online. Un saluto da Giuseppe Ragazzino.